cosa. Sì. Se ci dà anche questo, ah, dopo va bene, ve la metto comunque in una scatolina. Sì, è meglio, se no l'acqua. Esatto. Ok, perfetto, ve la chiudo, mi passa. Attenzione, questo video non è contro le fiere. Questo video non è contro l'esotica. E questo video non è né contro né a favore di chi protesta fuori dalle fiere. Questo video è un mio parere su alcuni aspetti delle fiere. E se lo volete lasciare all'interno dei commenti, ovviamente ci sarà anche il vostro parere. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Benvenuti ad 11 Giga, il canale YouTube dedicato alle tartarughe d'acqua. Prima di cominciare vorrei ringraziare ognuno di voi ancora una volta perché siamo arrivati a 2000 iscritti. Li abbiamo abbondantemente superati. Settimana prossima dovrebbe arrivare martedì, arriverà il giveaway proprio dedicato ai 2000 iscritti. Quindi restate sintonizzati nel video di martedì alle 15.15 per scoprire come poter partecipare. Prima di cominciare saluto anche la pagina Trachemi Startool di Instagram, il link lo trovate proprio qui, vi consiglio di dargli un occhio e di passare a dirgli ciao. Il tema delle fiere è sicuramente uno dei temi molto spesso più strani e controversi. Per quanto mi riguarda, non sono assolutamente contro le fiere, anzi trovo le fiere un ottimo posto e un'ottima occasione per poter condividere una passione, per poter imparare, per poter scoprire davvero molte cose e ovviamente poter osservare e magari anche comprare animali che davvero sono unici nel loro genere. Ovviamente comprare un animale, come diciamo sempre all'interno di questo canale e nei video proprio di 11 giga, è un impegno a tutti gli effetti. Avere un animale è un po' come avere un bambino, non nel senso che bisogna essere estremamente apprensivi, ma nel senso che bisogna ovviamente dargli il meglio. Che cosa succede molto spesso alle fiere? È vero, gli appassionati ovviamente rappresentano una buona fetta del target e del pubblico delle fiere, ma se lo guardate, lo guardate anche nei video che abbiamo girato proprio all'esordio, così come anche a tutte le altre fiere a cui piano piano vi portiamo e stiamo andando e andremo negli anni, i bambini rappresentano sicuramente la parte centrale, la parte più importante. Sempre di più ovviamente molti stand sono a misura di bambino, infatti tenete conto che i bambini, i vostri bambini se li avete, o comunque sia i bambini in generale, sono gli adulti di domani e sono gli appassionati di domani, e poter informare e trasmettere ad una persona più giovane una passione è quello che cerchiamo di fare qui su 11 giga tutti i giorni, in modo da formare gli appassionati consapevoli di domani. I rettili sicuramente, così come in generale i piccoli animali, i piccoli roditori, sono soldi facili. Le tartarughe possono essere tra i soldi più facili in assoluto. Quante volte vi sarà capitato di entrare in un negozio o magari anche proprio di girare in una fiera, proprio come l'esotica di martedì, e di vedere bambini attaccati ai vetri a guardare delle piccole tartarughe e a dire mamma ne voglio una o papà ne voglio una, e magari poi sentite il negoziante o il venditore, ovviamente non tutti ma capita molto spesso, che spacciano questi piccoli animaletti come dei giocattolini, come qualcosa che non cresce e che non ha bisogno di cure, non ha bisogno di attenzioni e non è per niente costoso. Se seguite i video di 11 giga sapete che le tartarughe specialmente, così come in generale i rettili o un animale, possono essere molto molto costosi in realtà. E quindi per quanto io possa amare le fiere e per quanto possa trovare le fiere, come vi dicevo, un'ottima occasione per condividere una passione e per imparare, non posso ovviamente far finta di niente quando vedo immagini come queste. Quelle
quelle che avete appena visto le abbiamo girate all'esotica, ma in realtà è qualcosa che capita sempre nei negozi. Come vi ricordate, abbiamo fatto una serie dedicata a Hope e Newt, le due tartarughine che abbiamo provato a salvare e che poi sono morte di polmonite dopo infinite cure, soldi e tempo dedicati a loro. Quando si tratta di uno o due giorni in cui questi animaletti devono essere portati all'interno di una fiera, ovviamente non possiamo avere delle mega precauzioni o ovviamente non ci possiamo aspettare chissà che cosa. Il punto qui penso che non sia aspettarsi chissà che cosa. Se non volete mettere un depuratore, non volete mettere un riscaldatore, quantomeno una lampada. Tenete conto infatti che specialmente in questo periodo gli sbalzi di temperatura in acqua ci sono molto molto di frequenti e stiamo comunque parlando nella maggior parte dei casi di tartarughe davvero piccoline che si possono ammalare e possono morire e di conseguenza possono essere vendute come un giocattolino e nel giro di davvero pochissimo possono lasciarci le penne. E ci sta alla fine, nessuno qui è contro il fare i soldi. Fare i soldi piace a tutti ed è sempre bello. Il punto non è che è sbagliato fare i soldi, il punto è che quando si parla di animali, esseri viventi o del trasmettere magari una passione a persone, bambini che dovrebbero essere coloro che domani porteranno avanti questa passione, prima di fare i soldi velocemente bisognerebbe magari farli nel modo giusto. Ripeto ancora una volta, questo video non è contro le fiere, non è contro chi vende alle fiere, non è assolutamente contro nessuno, è semplicemente un punto di vista e uno scambio di opinione. E quindi quando vedo cose del tipo la mega offertona della fiera, 10-15 euro ti porti a casa la tartarughina più la vaschettina in plastichina più magari anche il mangiare i gamberetti essiccati, l'unica cosa che mi viene da pensare è che tutto quello è niente. E vi invito quindi a dare un occhio, se volete, ai video di 11 giga e guardare davvero con attenzione quello che questi animali vogliono dire e che questi animali vogliono. Forse qualche volta nelle fiere, ovviamente parliamo di fiere in questo caso, chi dovrebbe passare un minimo più di tempo a controllare è l'organizzazione, in modo da far sì che, sì è vero, questi animali possano essere venduti, si possano fare i soldi, si possa guadagnare, che è sempre bello, è sempre ottimo, ma si possa fare nella maniera giusta, in modo che se mio figlio o mia figlia vuole una tartaruga e io chiedo un'informazione, l'informazione che mi viene data non è solo dammi i soldi in fretta. Ok ragazzi, come al solito vi ringrazio per avermi seguito in questo piccolo video che vorrei indirizzare un po' a tutti e che davvero vorrei che fosse un video, uno spunto per poter condividere ancora di più i punti di vista. Lasciate nel bene o nel male i vostri punti di vista all'interno della sezione dedicata, perché ricordatevi che questo è tutto parte del hobby e ovviamente del divertimento dell'avere gli animali. Vi ricordo che ci sono due nuovi video a settimana, martedì e giovedì alle 15:15, quindi iscrivetevi proprio per un sacco di video dedicati alle nostre tartarughe d'acqua e un sacco di rettili e venti in particolare. Questo è 11 giga, il canale YouTube dedicato alle tartarughe, e noi ovviamente ci vediamo nei prossimi video.